Spetta a Josef Rosso e alla sua squadra di ingegneri il compito di assicurarsi che tutti raggiungano la cima sani e salvi. E oggi affronteranno la salita in modo diverso. Non viaggeranno all'interno del veicolo. Infatti, saranno sopra di esso. Il loro incredibile lavoro consiste nell'esaminare ogni millimetro dei 4,5 chilometri di cavi in cerca di segni di usura. E noi viaggeremo proprio accanto a loro, fino alla cima, mentre cercano eventuali danni. Non appena notiamo un danno, dobbiamo aggiustarlo subito o, nel peggiore dei casi, sostituire i cavi. Ognuno dei quattro cavi che ispezionano pesa circa 150 tonnellate, più o meno quanto 20 elefanti. Eppure, sorprendentemente, è questa singola torre, alta quanto un grattacielo di 40 piani, a sorreggere tutti i cavi al centro. Anche la torre deve essere ispezionata. La squadra ferma il veicolo. Le nostre telecamere la seguono durante la spaventosa passeggiata a 127 metri da terra. Controllano le condizioni dei 40 rulli di gomma della torre per assicurarsi che il veicolo proceda dolcemente. Ok, basta. Se un rullo di gomma si consumasse, la carrucola sarebbe scoperta e avremmo acciaio contro acciaio. Questo danneggerebbe il cavo e avremmo un problema grave che non saremmo in grado di riparare. Ok, va bene. Qui è tutto a posto. Fortunatamente i rulli ruotano senza problemi. La squadra può procedere verso la montagna.